Eccoci qua con metal detector di alto rilievo, in quanto ieri l'altro sono contento perché già più di un cliente mi ha chiesto: Drone, fammi vedere, spiegami bene il metal detector più potente, più veloce, più facile da usare, perché mi ha detto: non voglio diventare tanto matto a fare tante regolazioni. E allora io, naturalmente, per ogni cliente trovo sempre il miglior metal detector che mi chiede, dalla mia esperienza di quasi 30 anni di distribuzione delle migliori marche, dei migliori metal detector, più che altro prezzo buono, che trovate al sito metaldetector24.com, hai capito? E allora, cosa gli ho consigliato a questo gruppo che vogliono fare una ricerca di alta facilità, ma alta profondità di ricerca? E i più potenti quali sono? Il più potente, poi sempre da mia opinione, ma vedo che le mie opinioni dalla mia esperienza sono abbastanza precise, e allora il primo è il metal detector Desert Gold, e questi in tanti lo conoscete, e questo naviga sulla cresta dell'onda da circa 12 anni ed pur da 12 anni è ancora il top di gamma. Vedete, ve lo faccio vedere anche da vicino. Questo è il primo modello Desert Gold, il cammello, rilevamento monete 50-55 cm, con la sua bobina da 11 passa a queste profondità con la sua bobina da 13, ma io consiglio l'11 perché è un po' più stabile, lavora un po' meglio, e specialmente con gli oggetti piccoli anche più stabile, è leggerissimo. Questo è il modello originale, e adesso c'è quello tutto nero col cammello dorato, e prezzo buono 500 euro. Chi lo ordina in questi giorni gli do anche la spedizione gratuita compresa nel prezzo. Inoltre sapete che vi arriva dalla distribuzione Italia con l'eccezionale assistenza che vi faccio io, e vedete tutti i film da laboratorio elettronico che vi ho fatto, più che altro riparazione delle schede elettroniche, anche di altre schede oltre che i metal detector. E quali sono i tre punti che avete chiesto? Avete chiesto i tre punti: molto potente, e col Desert Gold cammello, guardate i video fatti, addirittura ho fatto i video oltre che in aria, che è ripetibile per tutta Italia, i video air test in aria, rilevo monete 50-55 cm, per sicurezza, visto che i video nel terreno, fatti nel terreno, non sono ripetibili in tutta Italia e sono inutili, perché ogni terreno differente, il metal detector fa profondità differenti. Ci sono terreni che puoi fare profondità anche di 40 centimetri per una moneta, poi dopo vai in altri terreni. Io parlo in generale, non del cammello, perché il cammello ha altissime prestazioni. Esempio, fai vedere che in un terreno rileva la moneta 40, lo prende un cliente, lo prende un appassionato, nel suo terreno lo rileva 20, e dopo dice: ma come mai che io l'ho preso che là tira così tanto, nel mio fa solo 20? Poi dopo mi chiamano e io glielo spiego, perché ogni terreno cambia. Ci sono dei terreni tipo quest'altro che una monetina dal detector di alta gamma appoggiata per terra non la rilevano a vista, e questo la rileva a 7-8 cm. Sempre in questi video che fanno vedere un po' in tutto il mondo, anche dall'America, dall'Italia, dall'Europa, fanno vedere i metal detector che rilevano la moneta a 50 cm, oppure quelli cinesi fanno vedere che arrivano a 30 cm, poi dopo lo comprano
vedono che lo provano e nel loro terreno fa fatica a passare 8 cm nel terreno e il giorno dopo l'hanno già rispedito indietro al grande sito e-commerce americano e mi chiamano e mi dicono: come mai che non tira? Perché, come dico in tutti i video, i test nel terreno vanno bene per quel terreno lì, ma come cambia terreno che è più ferroso, più mineralizzato, quell'oggetto non viene più rilevato a quelle profondità, ma anche solo a un terzo. E l'apparecchio, il metal detector, va bene, solo che è il terreno che cambia. Io, per essere sicuro di poter fare il video ripetibile come i test in aria, vi faccio vedere per certi metal detector il muro sul test del muro di cemento armato di tondini di ferro. Più o meno il cemento sempre del 350-400, più o meno quei calcoli ci ha, i tondini hanno dello stesso diametro, le gabbie sono fatte più o meno uguali. E allora in questo caso il test è ripetibile in tutta Italia, dal nord al sud, nelle case di cemento armato che hanno le colonne di cemento armato, e puoi fare la prova, e questo Desert Gold, il cammello, passi il muro di 30 colonne di cemento armato armate di tondini di ferro e addirittura si mettono altre due pietre per totale 10 e passa anche quelle 40 cm e sente la moneta dall'altro lato. E cosa c'è qui? Oltre al primo punto che l'abbiamo già detto, il più potente in commercio, il cammello, il Desert Gold, come facilità d'utilizzo ha chiesto. Allora, facilità d'utilizzo avete visto anche negli ultimi video che ho fatto in spiaggia, è sufficiente girare la monopolina, accensione 1, 2, 3, è già pronto, è già regolato, non c'è bisogno di far niente. L'unica cosa, la discriminazione di solito va lasciata a metà. Se il posto è talmente pulito, vuoi fare oggettini piccoli, la puoi abbassare, ma abbassare una discriminazione ci vuole un secondo. Uno, abbassata. Startaglia un po', vuoi cambiare frequenza? Tac, mezzo secondo, ho cambiato la frequenza. Lo vuoi passare in all metal per centrare l'oggetto, centramento oggetto? Tac, mezzo secondo. Oggetto centrato, rimetto in discriminazione. Se poi vuoi mettere il turbo, lo vuoi togliere, tolgo il turbo, do il turbo. Vuoi cambiare tono audio? Un secondo, cambio tono audio. Che cosa c'è di più veloce di questo? Può darsi che ci sia quello che vi faccio vedere dopo. E come prezzo? Mi hanno chiesto. Potente, ve l'ho spiegato. Veloce, facilità d'utilizzo, ve l'ho spiegato. Prezzo 500 euro, è regalato. Poi ragazzi, qual è l'altro metal detector più potente? Prezzo, qualità, potenza e specialmente facilità d'uso, regolazioni delle funzioni, regolazioni, dei parametri, super veloci, più veloci di questi mi sa che non ce ne sono, perché a regolare una regolazione ci metti un secondo. Qual è l'altro? Eccolo qua, il piratone, piratone, un gran strumentone. Guardate com'è bello, tutto bello colorato, camo militare, verde oliva militare. Guardate anche la bobina, che spettacolo. Guardate anche la bobina, guardate la culatta della centralina, che spettacolo. E anche questo, che è il nuovo modello che vi sto facendo, preparando il video, è il nuovo modello che è di quarta generazione. Il primo aveva le pile, le batterie nickel cadmio, poi dopo ci sono state quelle nickel metallitrato, poi dopo ci sono state quelle al litio con caricatore separato e ora ci sono quelle al litio col cavetto USB. E qual è il bello sia di questo metal detector e sia del Desert Gold, il cammello? Qual è il bello? Che come manutenzione spendi pochissimo.
fra 2 anni, fra 4 anni, fra 8 anni, quando le batterie si stanno esaurendo e te ne accorgi. Perché te ne accorgi quando le batterie si stanno esaurendo? Perché te lo dice Stefanone. A forza di usarle, carica, 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 scarica. Ma più che altro, uno meno le usa e le lascia scaricare da sole, che si esauriscono quasi da sole, e invece ogni 2 mesi o 1 mese e mezzo direbbe dargli una carica di sicurezza. Hai capito? E allora cominciano ad esaurirsi. Se fanno 20 ore e cominciano a farne 15, 10, 8, significa che si stanno esaurendo. Allora sono da cambiare. Cosa fai? Qui in questo caso sviti le 4 viti, togli il coperchietto, cambi le 4 batterie da 3,7 volt con altre uguali da 3,7 volt al litio, e queste sono caricate col suo cavetto USB. Praticamente ci metti 5 minuti a caricarti le batterie e fai tutto da solo, fai tutto in modo autonomo. Unica spesa? Quella delle batterie. E anche il Desergod, il cammello, adesso questo è quello che ho truccato io, ci ho messo un power bank che lo lascio acceso giorno e notte, mi fa 1 mese di lavoro, ma quello che vi do io, quello nuovo modello, tutto nero, col quadrante nero e il cammellino dorato, sotto c'ha il portapile da 4 batterie nickel metallidrato, le togli, le carichi e le rimetti. Puoi mettere 4 batterie se rimani a piedi con quelle ricaricabili al caline, le metti dentro e usi e getta e usi l'apparecchio e praticamente non rimani mai a piedi. Questa è la particolarità di questi bellissimi metal detector. E tornando al discorso, il primo 500 euro, questo 350, il piratone nuovo modello quarta serie, che è uno spettacolo. Perché è uno spettacolo? Perché questo, sapete cosa mi ricorda? Questo qui mi ricorda i vecchi White M6 e MXT, che purtroppo la White ha fallita, e questo qui praticamente ha tutti i comandi del White MXT Pro e All Pro, anzi aggiunti, perché ha in più, oltre che la regolazione del volume che si regola in un secondo, oltre all'accensione e la soglia della sensibilità, che è questa, che si regola in un secondo, accendi e parti in un secondo, la discriminazione anche qui la puoi lasciare circa metà, è già a posto, come il cammello, a regolarla ci metti un secondo, non ci metti tanto. Qui hai doppio tono e monotono. Cosa vuol dire? Che doppio tono il ferro te lo suona a tono basso, monotono il ferro piccolo piccolo te lo discrimina automaticamente, e il ferro un po' più grande te lo suona a tono basso, e l'oggetto buono te lo suona a tono alto. Qui addirittura, oltre che l'MXT All Pro, c'è anche la manopola del bilanciamento del terreno, oltre che automatico, e qui scegli automatico e manuale, ma io consiglio sempre di usarlo in automatico. E qui c'è il suo classico display che dà il VD numerico più la posizione dei quadrettini, dove qua in qua è ferraccio, da qua in qua è l'oggetto buono. E anche questo, ragazzi, come profondità di ricerca, test in aria passa i 40 cm, spiffera a minimo suono a 45, meglio lo regoli in soglia suono, soglia audio. Più è sensibile e meglio rileva gli oggetti a profondità più elevate. Questo, come ho detto prima, un cliente mi ha detto che avevano appoggiato una monetina d'argento piccolina sul terreno, apparecchi di prezzo il doppio, il triplo, non lo rilevavano, questo qui l'ha rilevato anche a 7-8 cm sottoterra, anche questo è fatto per terreni molto ferrosi, molto mineralizzati. Cosa dire ancora? Vedete, sono contento che tanti ricercatori mi chiedono queste cose qui, strumenti più che altro facili da usare, facili da regolare,
che li regoli in un secondo, in due secondi, le varie regolazioni, vuoi regolare la sensibilità, tac, giri un po' la manopolina, vuoi regolare la discriminazione, tac, giri un po' la manopolina, comandi diretti, vuoi regolare soglia audio, tac, cambi un selettore e sei a posto. E qui siamo, metal detector di alta potenza, di alto rilievo, fatti apposta per le ricerche nei terreni più disparati. E ripeto, attenzione, questi sono test fatti in aria, che vedrete nei prossimi video. Le prestazioni che vi ho dette sono prestazioni fatte in aria. È ovvio che nel terreno possono calare come possono aumentare in base al tipo del terreno, a differenza dei terreni che vengono fatti i test nei vari terreni. I vari terreni, i test valgono per quel terreno, perché in un altro terreno può fare di più di profondità, in un altro terreno può fare un terzo, può fare la metà. Qua faccio sempre le rime. Bene, allora, ed è per quello che già due o tre mi hanno telefonato, chiedono queste cose, queste informazioni. E io gli dico giustamente: il metal detector va bene, è il terreno che vai a cercare che cambia. Se in quel terreno là che hanno fatto i video ti fa 30 cm, nel tuo terreno te ne può fare 10, in un altro terreno te ne può fare 35, e dopo poi lui dice che l'ha reso a questo grande motore di ricerca americano, che gli danno i soldi indietro e ne ha preso uno di più potenza, e dopo uno lo vedi più o meno quando vedi che tira più in aria, più o meno risponde anche nel terreno, dipende sempre chi perde di più, chi perde di meno. Questi sono metal detector che perdono nel terreno, ma perdono un valore giusto e danno delle ottime rese anche nei terreni più ferrosi, più mineralizzati. Il miglior metal detector come potenza, facilità d'uso immediato e prezzo, Desert Gold, il cammello, 500 euro. Vuoi spendere un po' di meno, vuoi sempre avere delle prestazioni da paura che tira la bestia, guarda com'è bello, tutto verde, bello camo militare, verde oliva. Qui ci sono tutte zanzare, che è uno spettacolo. E questo 350 euro, chi li compra in pochi giorni da questo video che ho fatto, vi regalo anche la spedizione. Naturalmente avete l'assistenza della distribuzione Italia, migliori prestazioni, migliori funzioni, ma più che altro poche funzioni e regolabili, le più essenziali, regolabili in un secondo o due, tutte portate di mano, e le vedi sotto le manopole come sono girate, in due secondi le vedi, in un secondo le registri. Vi ho spiegato anche la novità col nuovo sistema di batterie, e questo nuovo modello di Piratone è anche stato sensibilizzato, e vedrete che farò il manuale d'uso nei prossimi video, le prestazioni e tipo di ricerca davvero. E allora, ragazzi, ritornando al sito metaldetector24.com, dove trovate questi bellissimi metal detector più che altro a prezzo buono, li potete ordinare oppure mandarmi un messaggio. Volete chiedere delle informazioni, le potete scrivere sotto nella descrizione, sotto nei commenti, che vi rispondo, oppure le potete scrivere via email, che l'email è sempre scritta sotto nelle descrizioni, oppure mi telefonate se volete chiedere qualcosa, me la chiedete, e Stefanone, come sapete, vi fa sempre un buon prezzone e un'ottima manutenzione. Altre cose da dire? Facciamo un recap. Questi clienti, questa squadra mi hanno chiesto: Stefanone, il metal detector più potente ma specialmente facile da usare, regolazioni immediate, Desert Gold cammello, accendi e parti in 3 secondi, Piratone a Polonia, accendi e parti in 3 secondi. Vuoi regolare qualche funzione, le hai tutte sotto gli occhi, relative a ogni specifica manopola, e in un secondo o due fai la regolazione che vuoi e sei già in ricerca. Qualità buona, qualità ottima, prestazioni eccezionali. Desert Gold il cammello in aria arriva a quei
50-55 cm di rilevazione moneta. Ho fatto il muro sul test della colonna di cemento armato armata di tondini di ferro e passa il muro da 30 con l'armatura dentro più altre due pietre 40 cm. Guardate i video che ho fatto in questo canale e che ho messo in sito metalldetector24.com. Questo, il nuovo piratone, passa il muro di 40 cm, 30 cm, diciamo discretamente, riesce praticamente quasi a passarlo. E c'è da dire che sono belli, bilanciati, leggeri, ci saremo sul chilo e 4. Qui saremo anche qui sul chilo e 4 circa. Guarda che spettacolo di Metal Detector. E più che altro anche come manutenzione, come ho detto in questa breve spiegazione, come manutenzione dovete controllare, ogni tanto mettere in carica le batterie, se già da un mese e mezzo, due mesi che non le usate, anzi nel deso con il cammello le potete anche togliere, qui non c'è necessario perché ci sono le quattro viti, ma potete anche sapere, caricarlo ogni mese e mezzo, due mesi. Quando andate in giro, che andate in acqua, lavate la bobina, che è stagna. Le centrali non sono stagne, queste non sono stagne. Potete metterci, se la poggiate per terra nell'umidità, sotto ci fate un sacchetto in vimpelle, così vi protegge sotto quando la poggiate nel terreno, specialmente questo qui nel pacco file e questo qui sotto nella centralina, così lo mantenete meglio. Meglio trattate i vostri strumenti e più vi durano nel tempo, più che altro con la bobina non sbattete contro le rocce, i sassi, gli alberi e i rami, altrimenti a forza di darci si sbilancia il campo magnetico, si crepa e smette di andare. E per gli oggetti rotti per usura e utilizzo non c'è garanzia. Trattateli bene, non stringere troppo le viti, perché a forza di stringere, anziché la bobina basculare, se la c'è della gente che le stringe troppo, come stringere una morsa, come stringere dei tubi da fontaniere, e quando giri lo sforzo fa tutto nelle orecchie, si fa leva e le orecchie crepano e dopo poi vi mettete a piangere. Io non ho stretto, io l'ho tenuto lento. Se uno lo tiene lento, da solo non si rompe, si rompe solo se uno stringe troppo la vite o se uno ci casca sopra e gli fa sforzo sull'apparecchio, perché la bobina, le orecchie della bobina sono calcolate per portare le 10 volte, anche 20 volte il peso della bobina e da sole non si rompono. Ragazzi, io vi spiego tutte quante le cose, vi insegno a trattarlo al meglio, perché più il metal detector lo trattate bene e più vi dura e più vi dà delle grandissime soddisfazioni, specialmente questi due modelli che, come mi hanno chiesto quella squadra, i più potenti ma più che altro facili e veloci da utilizzare, hai capito, un prezzo buono. Desigo il cammello 500 euro, piratone nuovo serie con la nuova batteria litio alimentata dal cavetto USB di quarta generazione, di quarta serie, 350 euro, e chi lo compri in questi giorni avete anche la già pagata la spedizione da Stefanoni. Mi trovate il sito metalldetector24.com, dove potete chiedere tutto quello che volete sapere scritto sotto nei commenti, che io vi rispondo, oppure nel sito c'è l'email, c'è tutto quanto. E allora, ho ripetuto quasi due volte il video facendo anche il recap, così chi vede il video e lo vuole vedere tutto, oppure ne vede la metà e vede solo la fine o vede solo l'inizio, le informazioni le ho dette tutte. Fateli vedere i vostri amici, tutti quelli coloro che vogliono un metal detector molto potente, fra i più potenti al mondo, più che altro facilissimo da usare, immediato, velocissimo da utilizzare, che vedi tutti i potenziometri già regolati in tempo reale e quando devi fare una modifica, una regolazione, ci metti un secondo e sei già in ricerca. Questi sono, diciamo, a parer mio, quelli più interessanti. Poi ovvio che se uno lo vuole subacqueo
che questi non sono subacquei. Uno lo vuole subacqueo, che faccia 3 metri, 5 metri sott'acqua, ho anche ottime marche di metal detector che vanno sott'acqua 5 metri universali per tutte le ricerche. E quali sono? Quali sono? La Nocta, Nocta Simplex, Nocta Score, Nocta Legend, la Minelab, la Minelab, Xterra Pro, Xterra Elite, l'Equinox, sono tutti subacquei a 5 metri, la Garrett, il Garrett AT Pro, AT Max e la nuova serie Vortex, i Garrett AT Pro, AT Max a 3 metri, la nuova serie Vortex, che sono anche multifrequenza simultanea, a 5 metri. Mi chiamate e sapete che Stefanone cominciò a distribuire la Garrett insieme più o meno lo stesso anno quando cominciò a distribuire la White. E sapete di che anno si parla? Si parla del 2002, del 2002, 2012, 2024, 22, 22, 2002, 2012, 2024, 22. 22 anni fa Stefanone distribuiva già le migliori marche al mondo di allora, la Garrett e la White. E adesso, dopo quasi 30 anni di vendita Metal Detector, Stefanone è sempre sulla cresta dell'onda a spiegarvi, a insegnarvi, a illustrarvi i migliori Metal Detector del mercato. Ciao a tutti! Che spettacolo!